A partire dalle 4 di domani mattina, giovedì 11 agosto, fino alle ore 11 dello stesso giorno, non si potrà parcheggiare sul lato di Viale Bovio a Teramo. Ad annunciarlo è stato l'assessore con delega alle manutenzioni Valdo Di Bonaventura, questo per dare avvio ad un profondo intervento di pulizia della via che da tempo i residenti attendono. Beh sì, finalmente abbiamo messo le cartelle con divieto di ordinanza di sgombero, perché purtroppo questo viale non si riesce mai a pulire in maniera ottimale, perché poi di fatti viene messo un cartello di divieto, ma senza ordinanza di fatti il 50% delle auto rimangono parcheggiate e quindi la pulizia risultava inefficace. Quindi invitiamo i cittadini domattina a rimuovere le auto su questa via, lato destro però, perché faremo prima il lato destro e poi il lato sinistro, perché vorrei evitare poi di fare la rimozione e quindi non è una cosa che noi vogliamo, però ecco, poi saremmo costretti a fare questo. Ovviamente anche l'occasione per chiedere ai cittadini, noi dobbiamo andare di collaborare a tenere ordinata la città, dobbiamo andare in questa direzione, noi come amministrazione, soprattutto come Team, dobbiamo cercare di tenere, di pulire in maniera più ottimale, più perfetta, però chiediamo anche la collaborazione dei cittadini, perché insieme si può raggiungere l'obiettivo di vedere una città più ordinata e più pulita. Sono numerosi gli interventi che l'amministrazione comunale teramana ha intrapreso in questo periodo estivo per non creare disagi alla viabilità. Parallelamente all'avvio del piano di rifacimento degli asfalti nelle frazioni di Teramo, che ammonta a circa 1.900.000 euro, l'amministrazione è intervenuta anche con una misura specifica su piazza Martiri Pennesi e vie limitrofe, oltre che su altre strade cittadine. Poi stiamo predisponendo, a giorni sarà pronto anche un piano di intervento su Teramo, soprattutto per dare risposte a quelle situazioni di ammaloramento di strade importanti. Pensiamo a via, la strada che porta all'ospedale, via San Marino, via Don Paolini, via Flaiani, la strada che porta alla zona di Fonte Baiano, sono strade dissestate. Purtroppo la situazione delle strade la conosciamo tutte, per quanto si voglia fare ci sono ancora tante strade che dovrebbero essere sottoposte a manutenzione, però ecco, siamo sulla buona strada per arrivare poi piano piano a dare risposta a tutte le situazioni.